Oggi mi viene in campo Mauro Ragazzo, ma oggi c'era l'imbarazzo della scelta perché insomma, si poteva scegliere Baldazzi, Cardinale, Olcese, Onesco, insomma, eravate in tanti. Una gran partita eh, del Rimini, peccato che sia arrivato solo un punto, anche se per come è arrivato, poi alla fine va bene così. Ma sicuramente no? il nostro pregio è quello di non mollare mai. L Abbiamo dimostrato anche oggi. Siamo stati secondo me molto bravi eh, dal punto di vista. Siamo stati lì comunque, non abbiamo mai mollato, anche se tre episodi, tre gol su 3 a 1 finito il primo tempo potevamo mollare, invece come abbiamo dimostrato anche con la Civitanovese, che avevamo ribaltato quella volta lì, stavolta avevamo raggiunto, poi una nuova ammazzata col 4 3, però anche in quell'occasione noi non abbiamo fatto una piega, abbiamo continuato a giocare, abbiamo trovato il 4 4 e potevamo addirittura vincere alla fine. No, c'è un gran gruppo questo che lavora tantissimo. Molto affiatato e che non molla mai, questo è il nostro miglior pregio. Mi sembra di poter dire che Baldazzi è tornato sui livelli prenatalizi. Sì, magari a fine, fine giorno d'andata ho avuto un piccolo calo fisico, ci può anche stare, però adesso devo dire la verità, sto bene fisicamente e ringrazio anche i miei compagni che comunque mi mettono nelle condizioni di fare delle buone prestazioni. 4-4, 0-0 tratteremo e Real Rimini, rimane il meno 5 dalla capolista, ma insomma oggi il rischio era quello di allontanarsi eh, ulteriormente. No, eh, siamo sempre a meno 5, no? non dobbiamo guardare al Teramo, noi quando giochiamo guardiamo a noi stessi, eh, la partita è andata così, siamo stati bravi, secondo me non sono assolutamente due punti persi, ma è un punto che, che ci sta con una squadra forte, lo sapevamo, e che gioca bene. E quindi un punto contro questa squadra ci può stare adesso guardiamo la prossima partita, e cerchiamo di dare il massimo come al solito, e di prendere tre punti. La prossima è una partita particolare: il derby con il Real. Sì, eh, il derby. Noi come in tutte le partite le affrontiamo con la concentrazione massima. Quelle partite che può succedere di tutto, ma noi daremo sicuramente il massimo. E poi come andrà la vedremo. Emiliano Olcese, oggi autore di una doppietta e di una bella prova. Sì, eh, purtroppo non siamo riusciti a, a portare i tre punti a casa, che era quello che, che volevamo. Eh, ci hanno penalizzato diversi episodi eh, e niente, alla fine vabbè, abbiamo evitato pure la, la sconfitta, che è importante perché... Abbiamo reagito in diversi momenti della partita, difficili. Siamo, abbiamo saputo reagire, questo è importante. E adesso eh, pensiamo già alla prossima partita, domenica. Oggi una doppietta, si chiedevano i gol della coppia d'attacco e oggi avete segnato sia tu che eh, Mauro Ragazzo. Sì, sì, è importante sempre per, per gli attaccanti fare gol, è normale. Eh, ma più importante è, la, è la, il risultato de, della squadra. Oggi volevamo vincere, non ci siamo riusciti. Abbiamo dato il massimo, penso, tutti quanti. E, e niente, continuiamo avanti fino alla fine. C'è una dedica per questa doppietta? Sì, c'è una dedica eh, per il mio cugino, il negro Mariano, che mi, mi segue sempre dall'Argentina. E per i miei genitori Mario e Cristina e, e niente comunque per la pacciamama che è la, la, la madre terra E adesso il derby con il Real intanto è rimasto anche il meno 5 dal Teramo Sì eh, per fortuna diciamo così eh, il, nostro, eh, il nostro pareggio non ha, non ha cambiato più di tanto perché hanno pareggiato sia Teramo che, che Sant'Arcangelo, quindi continuiamo a, lì a 5 punti e io dico che dobbiamo pensare a fare le nostre partite, le nostre, conquistare le nostre vittorie, tutte quelle che, che possiamo riuscire a, a conquistare fino alla fine del campionato e poi alla fine tireremo le somme. Ti ha fatto piacere ricevere i complimenti del presidente Biagio Mati tramite stampa. In un'intervista di Nicola Strazacapa, collega della Voce di Romagna, eh, qualche giorno fa, diceva eh, magari tutti giocassero con l'atteggiamento che è in campo Emiliano Alcese. Eh, non non l'avevo sentito, è la verità. Adesso, lo riferisco io. Adesso lo, so, lo, lo vengo a sapere e vabbè, ringrazio a, al presidente. E, e niente, comunque penso che non, non c'è niente da rimproverare a questa squadra perché comunque oggi si è visto tutti quanti diamo il massimo, oggi è stata una giornata così che abbiamo preso quattro gol e non, non ci capita spesso, quindi tutti diamo il massimo e, e cerchiamo il meglio per, per il Rimini. Un gol importante Mirko, il tuo perché ha riaperto i giochi quando sembravano chiusi sull'1-3 per la Sant'Egidese. Sì, è stato un gol importante, quello, come hai detto te, del 3-2. Eh, mi dispiace che non, non sono riuscito a esultare come, come magari volevo, però è stato un gol importante. Infatti eh, ho preso subito la palla, l'ho portata a centrocampo perché volevamo raddrizzare questa partita. Eh, niente ci è andata bene, va bene così. Il tuo colpo di testa ha colto in controtempo il portiere di Vincenzo? Sì, eh, c'è stato il calcio d'angolo appunto di Ivan Bonocunto e mi ha messo una palla perfetta, io ho staccato e sono riuscito a indirizzare bene il pallone sul secondo palo. C'è una dedica per questo gol? Eh, volevo dedicarla magari a tutti i ragazzi del settore giovanile che eh, magari hanno un sogno nel cassetto, quello di poter fare gol in prima squadra. Io ci sono riuscito, quindi, quindi il gol è dedicato a tutti i ragazzi. Gol a parte c'è stato un altro bel gesto che abbiamo sottolineato in cronaca. Dopo il 4-4 eh, hai chiesto alla panchina quanto mancava. Sì, perché volevamo addirittura vincerla, anzi, abbiamo avuto delle occasioni anche importanti. Penso che i tifosi alla fine devono rimanere contenti di questa squadra. Eh, abbiamo fatto una grande partita nonostante gli errori, perché ci stanno, alla fine siamo dei ragazzi anche noi. Però penso che abbiamo fatto vedere gli attributi, come si dice sul campo, e per cui penso che i tifosi debbano essere orgogliosi di questa squadra. E domenica c'è il derby con Real? E domenica c'è il derby, sì, adesso riposiamo un po' domani eh, quelli che, che hanno giocato, e poi pensiamo subito al derby e a far bene eh, contro di loro. Ecco. Allora, Maura, da dove partiamo? Partiamo dal gol del 3-3? Mio? Mio? Parlo... No, ma. Non è che uno vuole fare... però io sul, sul, sul cross che ha fatto Luigi l'ho toccata ma pochissimo, però l'ho toccata. Eh. Se è proprio contraria, quando uno tocca la palla e va dentro, non so che il gol sia mio, penso. Noi te l'abbiamo dato subito, non so se qualcuno l'ha messo in discussione. No, 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 no non assolutamente. L'importante è che sia servito, ecco, dai, poi chi segnava e segnava oggi è, non era importante. Poi comunque sia... Eh, va detto comunque, va, va detto che comunque sì, non abbiamo mai mollato niente anche sul 3-1 quindi questo fa capire che noi comunque sia crediamo ancora al campionato e speriamo di, di vincere già da domenica il derby che per noi è fondamentale Contento anche di questo premio, ricordiamo offerto dall'incisoria Mancini di Villa Verucchio Contento ma sinceramente non so se me lo merito eh, perché comunque sia oggi veramente tra Olcese, Baldazzi e, e Cardinale forse lo meritavano un pochettino più loro però... Io me lo prendo e sono, sono molto contento. come il gol, diciamo. A quanto sei salito, visto 9, che il... 9, ecco. 9. Io ho fatto 9 gol, ancora qualcuno mette che ne faccio fatto 8. Io ho fatto 9 gol, poi no, niente, dai. Speriamo di continuare a far bene. Ricordiamo per le classifiche ufficiali c'è il gol di Agnone sì, che è ovviamente vedo. è stato annullato per il 3-0 a Tavolino. Eh, vedo ancora sul giornale. su qualche giornale che mi mettono, mettono 12 milozzi e a me me ne mettono ancora 7. Se metti 12 a dovete mettere 8 anche a me, vero? No, scherzo. dai. Va bene, noi te ne diamo 9, così sei contento, Mauro. Eh, Mauro, oggi comunque grande carattere da parte del Rimini, è finita 4 a 4. C'è un po' il rammarico perché la Sant'Egidiese ha capitalizzato al meglio le quattro occasioni che ha avuto, e invece il Rimini ne ha sprecate. Sì, sì, sì e purtroppo eh, no, non, vorrei, non, vorrei sempre, non vorrei sempre dire queste cose, però anche, anche domenica scorsa abbiamo creato Due o tre palle gol pulite, a Val di Sangue, ho preso il mio rigore e comunque sia cioè, potevamo vincere tranquillamente, invece abbiamo preso un punto, oggi lo stesso abbiamo creato penso tantissimo, eh, però molte volte nel calcio serve magari poca. Cioè, bisogna cercare di, di far con tutte le palle, anche se è difficile però. Questo gol fa dimenticare anche l'errore del dischetto di domenico rimane ancora? No, 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 no non ancora. Penso che sì, questo gol mi ha aiutato tantissimo però ho sofferto tantissimo questi due, questi due giorni per il rigore comunque sia, sai, potevamo ancora essere a meno 2 e chissà oggi, potevamo pure fare lo scherzetto ecco. È andata così, però oggi diciamo tutto sommato visto che Rimini ha pareggiato e rimonta ci può anche stare questo segno X sì, sì, sì. Ci può stare, comunque siamo, ripeto, 3-1 abbiamo ripreso una partita, penso... Sul tre pari, poi ho avuto la palla io che magari se la prendevo meglio facevo il 4 a 3, sinceramente. E poi niente, poi hanno trovato loro questa palla che a me sembrava un fuori gioco. Poi mi hanno detto che comunque non ci stava. E niente, poi meno male che il Cesi all'ultimo all sospiro ci ha, ci ha dato questo punto che per noi è importantissimo. E adesso ci sarà il derby con il Real. Come state? Perché sei uscito anzitempo? No, c'è sempre un piccolo problemino dietro la, la coscia che. Devo sempre fare magari delle, delle punture, delle cose. Speriamo che passi in questi due o tre giorni perché sinceramente non ce la faccio più. Voglio, vorrei tornare a star bene come stavo all'inizio e evitare magari qualche dolore che magari poi in campo, sai, ti, ti toglie parecchie energie nervose. Grazie e complimenti a Mauro ragazzi. Grazie a voi.